Welcome ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di mini football. È da parecchio tempo che non ci becchiamo in questo genere di video, quindi oggi porteremo un po', diciamo, di novità che ho trovato in questo mini football. Ho visto che hanno inserito il pass stagionale che conosco perché è simile a quello di Top 11. Non so se voi mi seguiate anche negli altri video, ma anche su Top 11 c'è questa sorta, diciamo, di pass. Ecco, precisamente come a Top 11 possiamo notare che sotto troviamo ovviamente tutto quello che noi possiamo sbloccare gratuitamente. Sopra invece per tutti quelli che avranno il pass attivo. Pass, tra l'altro, che ho notato che costa ben 14 euro, ragazzi, 99, praticamente 15 euro un pass. Prendendo in esempio quello di Top 11, solitamente 4,99 euro, insomma 5 euro. Ma qui andiamo a vedere cosa ci dà, perché effettivamente è costoso, però rapportato ai prezzi di mini football, ragazzi, sembra anche abbastanza economico, diciamo, perché se noi troviamo qua nei pacchetti del negozio, diciamo, pacchetti con 15 euro, con un solo giocatore, ovviamente monete e diamanti. Qui invece con 14,99 euro ci becchiamo ovviamente un giocatore viola, ci becchiamo Ronaldo, qui si chiama Bronaldo, poi un certo Maple di 32, il classico Fusilli che ovviamente potete trovare anche gratuitamente, vari pacchetti gialli, The Lion è sempre viola e poi ovviamente abbiamo i potenziamenti di questi due giocatori neri, che ricordo i giocatori neri come sfondo sono quelli più forti ovviamente del gioco. Mi è caduto l'occhio qui alla fine di tutto questo Battle Pass, che ovviamente noi sbloccheremo una volta che noi paghiamo. Ovviamente non è che lo sblocchiamo tutto, ma dobbiamo giocare per vincere e procedere in questa sorta di classifica. Tra l'altro che la stagione terminerà fra 19 giorni. Quindi dal momento che noi compriamo il Battle Pass, abbiamo diciamo 19 giorni per sbloccare tutto. Curioso è l'ultimo giocatore, ragazzi, perché dopo i potenziamenti di Ronaldo e Maple, che non so a cosa corrisponda come giocatore reale, troviamo addirittura Dios di 10S, che suppongo sia, ragazzi, il grande Maradona di ben 41. Allora, ragazzi, come il titolo del video diceva, oggi vi mostrerò una tabella perché ho visto che nella pagina Mini Football di Facebook, che vi ricordo che ho la mia pagina Mini Football Italia su Facebook, c'era un ragazzo che chiedeva una sorta di lista di giocatori che noi potremmo trovare e il loro potenziale. Vi mostro subito qualcosa. Dobbiamo andare, ovviamente, scusate un attimo, dobbiamo andare su PC. Ecco ragazzi, questa è la lista di tutti i giocatori fino adesso conosciuti, quindi non ci sono proprio gli ultimissimi che magari state vedendo nei pacchetti. Ecco questa lista, qui abbiamo i giocatori viola, gold, blu e i due neri. Ecco, possiamo notare come B Ronaldo, che sarebbe appunto Cristiano Ronaldo, voi lo prenderete a 36 e qui c'è tutta la sua crescita, 36, 42, 48, 54, fino a un massimo di 102. Curioso è da vedere che tecnicamente supponevo fosse Ronaldo il più forte di tutti, ma invece c'è un certo, me lo zoomo, Kyle Mapfastest, che sarebbe praticamente Mbappé, quello di PSG, che sarebbe al suo massimo splendore a 104. Questo è per quanto riguarda gli attaccanti. Ovviamente questa lista che io vi lascerò, diciamo, con un link scaricabile, fa vedere tutte le posizioni. Infatti, se noi andiamo a scendere, qua ci sono gli attaccanti, qui i difensori, ovviamente con la loro crescita. Qui abbiamo i difensori blu e qui c'è il top dei difensori, un certo El Loco, che praticamente è difensore che può arrivare a un massimo di 98. Se per caso noi siamo curiosi, ritorniamo un attimo nel telefonino di vedere per esempio questo pacchetto, dov'è? Vediamo un attimo. Ecco questo pacchetto con 9,99 euro.
che ovviamente non posso comprare, è un certo Superson, che è MF, quindi centrocampista. Superson, tornando nella mia lista, qui ovviamente è 32, come lo vediamo nel pannello, diciamo, pubblicitario, e può arrivare fino a un massimo di 98. Questa lista è utile perché potete vedere tutti, anche i giocatori che voi avete. È abbastanza completa, ragazzi, tranne quelli proprio ultimissimi. A che livello potrebbe arrivare crescendo? Prima, per curiosità, andiamo a cercare Fusilli, che ce l'ho anch'io in squadra. Fusilli. Ecco, qua c'è Francesco. Ecco Fusilli, ragazzi, qui. Attaccante. Fusilli, al suo massimo splendore, praticamente arriverà a 78. Quindi, ragazzi, questa è la lista più completa che abbia mai trovato per tutti i giocatori e player, diciamo, di mini football. Una cosa quasi introvabile che molti hanno chiesto e ovviamente ve la mostro. Io, ragazzi, lascerò un link per scaricarlo. E qui praticamente tutti i segreti dei giocatori saranno, diciamo, svelati. Nel frattempo andiamoci a fare un uno contro uno, che ovviamente voi lo sapete che poi una partitina ce la facciamo sempre. Vediamo Arena della Lega. Andiamoci a fare una partitina, ragazzi, che è da tantissimo che non gioco. Vediamo che andiamo a beccare. Ci giochiamo 26.000, una certa Charlotte. Ovviamente, ragazzi, un bot. Spero di non aver perso la mano. Spostiamo sto registratore che non vorrei che mi desse fastidio. Charlotte statunitense. Ok, ragazzi, il nostro Fusilli in attacco. Vediamo. È proprio Fusilli segna. Attenzione, Fusilli, giocatore che, appunto, grazie a quella lista che vi sto, ragazzi, regalando, arriverà a 78% massimo di crescita. Vediamo un po'. La prossima volta magari vi porterò, togliamo intanto il pallone, vi porterò, diciamo, l'ultimo trofeo, quello da 78 che non ho giocato ancora. E poi, sinceramente, stavo provando una cosa. Voglio trovare il modo di giocare col pad. Voglio vedere se posso collegare, diciamo, il pad alla PlayStation, oppure comprando quegli archibugi, diciamo, da... No, dai. Quelle stregonerie. Ecco, una rovesciata, per fortuna niente di che. Vorrei connettere, diciamo, un pad al telefonino, perché dopo un po', ovviamente, che giocate... Ecco che fa il paratone. Ovviamente vi sudano un po' le mani, viene un po' male, ragazzi, giocare direttamente sul touch. Vai! Mo! Adesso, quale so ci manca su un mini football? Nel senso, qualcosa che magari fa lanciare a quello. Tira, ma che cazzo? No, dai, ragazzi. Vai, passala a Fusilli. Fusilli si fa tranciare le gambe. Vediamo un attimo. No, ma l'avevo passata. Io se tutto è rallentati. Ecco, ragazzi, che riproviamo la tecnica. Buttiamoci subito in scivolata. È certo, il paratone se lo sparano sempre. Ci dobbiamo spaventare, ragazzi, perché a loro, come ben sapete, basta un solo tiro. Comunque, ragazzi, usate quella lista nel migliore dei modi. Perché è una lista veramente rarissima, ragazzi. Le informazioni sul mini football non sono tantissime. Io voglio vedere in futuro perché... dai, ma fammele passare. Sì, va bene. In futuro, se riesco tramite lo sponsor a avere accesso a mini football, vi porterò tantissimi spacchettamenti. Intanto fermiamo a questo. Mamma mia, ragazzi, ma che è successo? Per una volta il culo ha preso anche me. Mamma mia, ragazzi, che culo. Mamma mia. È certo, ovviamente, è certo. Ah, ci dobbiamo rifare. Oh, ma come fa? Se tutto è meglio forse prendere il secondo pa. Che sta succedendo?
Mischia selvaggia, ragazzi. Attenzione alla punizione, vediamo, voglio provare un rasoterra. Allora, proviamo una tecnica che ho appena letto. No! Mi sono confuso. Volevo provare una tecnica della durata di alcuni secondi. No! Oh, ma che parata ha fatto? Ragazzi, i miracoli sta facendo questo portiere. I miracoli. Oh, Fusilli. Quasi allo scadere, Fusilli. Doppietta per lui, di nuovo decisivo. Ragazzi, di nuovo decisivo. Ragazzi, allora, fatemi sapere cosa ne pensate della lista. È un tesoretto, diciamo, di mini football. Vi aspetto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace. Vi aspetto anche nella mia pagina Facebook dedicata a mini football, che troverete in descrizione. Ragazzi, abbiamo battuto questa Charlotte, che ovviamente è comandata da, diciamo, dal computer. E scatta la ricompensa, vediamo. Possiamo già aprire un pacchetto di quello là, del Poverty Time Battle Pass. Vediamo, Nielsen, Sergio. Giocatore raro, attenzione. Attenzione, un difensore. Ah, un altro pacchetto addirittura. Rodriguez, Adel, The Boss. Vediamo un attimo. Ce lo potenziamo. Che padel. Ok, ci siamo. No, ovviamente fedeli a 4-3-3, eh. Ragazzi, allora, ci becchiamo al prossimo video. Ciao, alla prossima.